Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, ci siamo anche per oggi, eccezionalmente per questo martedì 6 ottobre 2020, con Replay. Andremo a parlare di quello che è stato il calciomercato, faremo un bilancio sulle calabresi, dal Crotone alla Regina, al Cosenza, al Catanzaro e al Vibonese. E poi avremo dei collegamenti telefonici. Vi posso anticipare che avremo un collegamento telefonico con il direttore sportivo del Cosenza Calcio, Stefano Trinchera, e poi con un collega che è stato a Milano e si trova ancora lì, con Antonio Rizzi di Cosenza Channel. Io comunque non vi anticipo altro, passo subito a presentare la mia collaboratrice, la mia compagna di viaggio, Stella Battaglia. Buon pomeriggio, Stella. Buon pomeriggio a te, Franco. Io vado subito a presentare i nostri ospiti in studio, ringraziandoli per aver accettato il nostro invito. Benvenuto Antonio Clausi, Cosenza Channel. Salve a tutti, buon pomeriggio. E benvenuto mister Gianluca Gagliardi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie. Buon pomeriggio e ben ritrovati per un'altra entusiasmante puntata di Replay. Si alza il sipario nei nostri studi, sempre per regalarvi durante la trasmissione un mare di informazioni calcistiche. Vi ricordiamo di poter interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp 345 92 11 221. Saremo onorati di leggervi e rispondervi per quel che possiamo in diretta. Caro Franco, abbiamo visto sabato in campo una squadra piena di grinta. Devo dire la verità, il Cosenza di Occhiuzzi si contraddistingue da tutte le altre per lo spirito di gruppo che stesso il mister ha inculcato tra i ragazzi anche durante il lockdown. Ma entriamo subito nel vivo del programma richiedendo alla regia i risultati e la classifica di Serie B. Ok, allora andiamo a vedere quello che è successo alla seconda giornata di campionato. Se Enzo Leonetti è pronto, altrimenti dobbiamo aspettare? Abbiamo la telefonata, ecco, ci dicono che abbiamo la telefonata, meglio così. Vediamo, allora, niente abbiamo... classifica, abbiamo la telefonata. Sì, vediamo. Direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, Franco. Finalmente, grazie per l'invito. Finalmente, dopo un mesetto, ci sentiamo. Rincorrere i direttori sportivi e i procuratori in questo periodo di calciomercato è stato veramente qualcosa di incredibile. Comunque, grazie per aver accettato l'invito, grazie di essere con noi qui oggi a Replay a Teleuropa con Stella Battaglia. Abbiamo Antonio Clausi di Cosenza Channel e mister Gianluca Gagliardi. Allora Stefano, da dove vogliamo iniziare? Vogliamo fare un consuntivo? Soddisfatto di quello che è successo al calciomercato per quanto riguarda il Cosenza, visto che erano andati via un bel po' di giocatori, ne sono arrivati in entrata 12 se non ricordo male, due sono stati in uscita ieri, mi riferisco agli attaccanti Gianluca Literi, passato alla Triestina, e poi anche a Riccardo Moreo, questo 24enne che è dato in prestito alla Lucchese. Soddisfatto? Guarda Franco, molto soddisfatto, oggi lo posso dire perché è stato un mercato difficile, forse il più difficile degli ultimi anni, un mercato snervante, fatto di tante tensioni, proprio dovuto anche alla conseguenza che ha creato il Covid, no? Con molte società che quasi per inerzia hanno tenuto bloccate tante situazioni, quindi sembrava quasi che il mercato non fosse mai partito, però poi in realtà... La necessità era più la nostra, perché avevamo in organico 12-13 giocatori e dovevamo un po' rinnovare e un po' prendere giocatori che potessero darci una mano nel nostro progetto tecnico. Non è stato semplice, però alla fine con grande impegno, grande sacrificio ce l'abbiamo fatta e siamo soddisfatti perché sono arrivati dei ragazzi di qualità molto motivati. Ragazzi di qualità molto motivati, diceva Stefano Trinchera. Io passo la parola anche ad Antonio Clausi, che è uno di quelli che si è occupato tantissimo del calcio mercato. E allora Antonio, a te la parola, poi sentiamo anche mister Gagliardi e poi continuo io con Stella per quanto riguarda il direttore sportivo. Pensieri e parole per Clausi. No, io con il direttore vorrei discutere un po' di Petre, perché quando abbiamo svelato il nome dell'attaccante del Cosenza, diciamo che era una trattativa già bella e confezionata, era già impacchettata, il calciatore aveva già il biglietto in tasca per volare in Italia. Io voglio chiedere al direttore come nasce questa trattativa, come si sviluppa e
se magari ci dà poi qualche indiscrezione, qualche retroscena su Petre, dove sappiamo che il Cosenza ha pagato 50.000 euro un prestito alla Steaua Bucarest e ha un riscatto decisamente abbordabile a 250.000 euro. E mi espongo io, magari, al posto del direttore, direi che se questo calciatore fa un gol o ne fa 10, a prescindere, a mio avviso, andrebbe riscattato, perché è un calciatore giovane che ha militato nell'Under 21 rumena, ha anche segnato durante gli ultimi europei contro la Croazia, e quindi è un calciatore che da un momento all'altro potrebbe esplodere. Come dire, bollarlo dopo magari una stagione facendo i dovuti scongiuri, magari negativa, non sarebbe corretto. Invece potrebbe essere un investimento a lunga gittata, e secondo me la cifra che si è riservata il Cosenza è una cifra talmente allettante che sarebbe un peccato poi non sfruttarla. E allora sentiamo la risposta di Stefano Tessera. No, è molto semplice. Sì. Io l'ho detto anche ieri sera, grazie al Cosenza, grazie alla società, ho avuto l'occasione in questi anni di avvicinare degli agenti stranieri, e do una corsia preferenziale perché il mercato estero ti offre delle situazioni vantaggiose a livello economico, quindi grazie ai rapporti di tanti agenti magari siamo entrati anche nelle loro grazie, tenendo conto che in questi anni con diversi calciatori stranieri li abbiamo portati a Cosenza, e quindi ci vedono con occhio di riguardo. La trattativa nasce con uno di questi che magari mi ha segnalato questo ragazzo che stava allo Steaua Bucarest, voleva fare un'esperienza in Italia, questo ragazzo, per rilanciarsi, per avere una vetrina, perché il campione italiano ha grande visibilità. E a quel punto, dopo averlo visionato insieme anche all'allenatore, perché sono cose che poi si condividono col tecnico, c'è stato il nostro gradimento, e lì si è attivata la trattativa, che è durata tanto, perché la Steaua non voleva intanto inizialmente privarsene e poi voleva vendere il giocatore. Invece io ho tenuto duro fino al punto di proporre un prestito simbolico oneroso, e ripeto, grazie alla disponibilità del presidente Guarascia, che non si è tirato indietro assolutamente a fare questa operazione, poi siamo riusciti a prenderlo, perché è la volontà del giocatore. C'è un diritto di opzione, mi pare, no? Su Petre. 250.000 euro. Sì, abbiamo un diritto di riscatto a cifre anche abbordabili, e quindi, però ecco, più che questo conta il valore del giocatore, che secondo me può essere un prospetto importante anche per il futuro del Cosenza, quindi speriamo che, insomma, che abbiamo visto bene e che non deludire aspettative. Senti Stefano, ci scrivono in tanti, però la domanda la faccio anche mia, poi do la parola a mister Gagliari. Ci chiedono tanti tifosi, si passerà da Riviera Asensio a quest'ultimo di cui si è parlato, Testè, Adrian Petre dello Steaua Bucarest e gli Ozzi e Sacò. Ecco, è una bella scommessa di Trinchera e della società del Cosenza Calcio. Poi leggeremo anche la nota che ha mandato il Cosenza Calcio sulle dichiarazioni del presidente Guarascio, che si è detto anche molto soddisfatto appunto della campagna acquisti estiva. Cosa vogliamo rispondere a questi tifosi, direttore? Allora, io credo che un giocatore non è mai come un altro, e un anno non è come l'altro. Non è detto che noi puntualmente ogni anno ci siamo creati il problema di sostituire Ochereghe, di sostituire Tutino, ed oggi di sostituire Riviera, Asensio, sì. Embalo ed altri giocatori, e grazie a Dio finora ci siamo riusciti. Giusto. È chiaro che le cose non possono sempre andare per il verso giusto, qualche giocatore si può anche sbagliare, però insomma io punto molto su questi due ragazzi, che oltre ad altri giocatori che abbiamo preso, ma queste due prime punte, perché li considero due attaccanti moderni che sanno fare tutto, per le caratteristiche che hanno, io li considero molto forti, e bisogna solo dargli fiducia e il tempo di esprimere tutto il potenziale. Parto dagli Ozzi, che è un giocatore che già lo volevamo col presidente 2 anni fa per portarlo a Cosenza, poi non ci siamo riusciti perché il Sassuolo ha fatto una cessione importante al Monza. Con questo calciatore dello Steaua, che a mio avviso è destinato a diventare il titolare della nazionale rumena, perché lì adesso gioca Puskas, ma il futuro di questa nazionale sarà sicuramente tutto di Petre. Quindi
non posso far altro che, mo, ripeto, Rivier è un grande giocatore come lo è Asensio, però adesso dobbiamo guardare avanti e dobbiamo dare fiducia a due ragazzi che per me hanno un grandissimo potenziale. Ok, molto esauriente la risposta di Trincare. Sentiamo Gianluca Quagliardi se c'è qualche domanda per il direttore sportivo. Direttore, buonasera. Buonasera, mister, buonasera. Io mi ricollego a questo e aggiungo una mia considerazione personale. Stendo un po' ad essere ottimista, non perché... anzi, l'unica cosa che mi può dare un po' di fiducia è nel suo operato e nella capacità di scoprire poi questi giovani giocatori stranieri che alla lunga si sono rivelati degli ottimi acquisti. Però bisogna fare una considerazione che è quella di ricordare come abbiamo finito il campionato, quello che abbiamo fatto il campionato scorso e come ci siamo salvati, e quello che invece si prospetta nel campionato di quest'anno, vale a dire una B che sulla carta dovrebbe essere qualitativamente e tecnicamente sicuramente di un piano leggermente più alto rispetto a quello dell'anno scorso. Quindi, facendo queste dovute considerazioni e vedendo il Cosenza ripartire con un giovane in porta piuttosto che un ragazzo già consolidato che era Perina, con due giocatori che nella fase cruciale ti hanno comunque fatto in modo particolare Riviera la differenza, con dei ricambi a centrocampo che numericamente adesso abbiamo, diciamo, tra virgolette, quasi pareggiato con Ba e magari con Ea adattando in mezzo al campo, mi sembra che insomma non ne usciamo, diciamo, rinforzati rispetto agli 11 dell'anno scorso. Poi il campo magari dirà che grazie all'operato dell'allenatore, dello staff che ci mettono quella fame, quell'entusiasmo, quella voglia di emergere, il Cosenza riuscirà a far bene. Ma fino a quando, direttore? Ma questa ovviamente è una considerazione soggettiva. Io ricordo quando abbiamo preso Balulì con E, non li conosceva nessuno, oggi sono magari indispensabili tutti quanti. Nel finale di stagione poi volevano riprenderli a Cosenza, quindi è chiaro che oggi, se vediamo nell'ottica di tutto quello che ha fatto Casasola, Riviera, Assenso ed altri giocatori, rimaniamo con la mare in bocca perché non abbiamo avuto la possibilità di confermarli. Ma ecco, però bisogna dare il tempo, è sempre il campo quello che poi giudica l'operato di una società o l'operato di un allenatore. Io sono fiducioso perché quelli che abbiamo preso non sono da meno. Se consideriamo che Petre e Gliozzi sono due giovani che secondo me non sono da meno agli altri che abbiamo avuto, se io ricordo quando portammo a Cosenza Tutino o quando portammo Chereche, che tutti gradivano tanto l'arrivo di Perez, ma poi dopo è esploso Chereche. Ecco, diamo almeno il tempo di vedere se poi dopo questi ragazzi sono all'altezza della situazione o meno. Io sono fiducioso, ma sono di parte. È chiaro che poi dovete giudicare voi. Dubbio. Sentiamo Klaus e poi l'ultima domanda da parte mia e poi lasciamo il direttore, ci colleghiamo, prego Enzo Leonti in regia di metterci in contatto con Antonio Lizzi. Vai. Direttore, io volevo chiederle anche, come dire, della magari guardando l'altro lato della medaglia. Ieri sera ha detto che forse potendo essere un po' zelanti avrebbe preso un altro esterno. Ci racconta un po' perché alla fine Vignali non è arrivato a Cosenza? No, intanto Vignali noi l'avevamo anche sondato in tempi molto precedenti, quasi all'inizio del mercato. Poi lui aveva delle situazioni da affrontare col proprio club, quindi non siamo potuti più andare avanti. Abbiamo scelto un ragazzo di grande prospettiva come Boa, perché questo è un potenziale titolare della Roma del futuro, e siamo contenti di aver fatto questa operazione. Poi nell'ultimo giorno del mercato io ho ricevuto la telefonata del collega, del direttore Mauro Meluso, che mi diceva, siccome lì hanno dei giocatori in esubero, mi aveva prospettato la possibilità di spostare il giocatore e di mandarlo altrove. Io, tenendo conto che poi tra campionato, Coppa Italia ed altre situazioni, ho pensato anche alla possibilità di portarlo a Cosenza, però poi dopo la cosa non è stata più possibile perché il ragazzo magari
questa cosa messa in piedi all'ultimo momento non ha dato la disponibilità di farla, quindi noi, ripeto, siamo contenti così perché il mercato riapre fra 3 mesi, abbiamo dei giocatori duttili come Bittante, come Corsi, Buà, lo stesso Vera, che è un nazionale titolare della nazionale Under 21 colombiana, e molti secondo me non lo conoscono, quindi bisogna insomma solo vederli all'opera e avere fiducia, perché per me questi ragazzi possono dare tanto. Poi, come diceva mister Gagliardi, probabilmente oggi i Casasole, Riviera e Assenso hanno un nome, no? Ma se il buongiorno si vede al mattino, vedere la SPAL con quasi tutti i titolari dello scorso anno che hanno fatto la Serie A, che fanno fatica contro un Cosenza determinato, che ha un'identità di squadra, che magari con giocatori che un po' li conoscono e con un allenatore bravo, molto 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 bravo per quello che sta riuscendo a dare al Cosenza. Quindi stai dicendo, Stefano, sì, scusami, vedi il Cosenza contro la SPAL, che c'ha praticamente dei nomi roboanti, da Paloschi lo stesso, esatto, Valotti, insomma, ne abbiamo visti, sì, i giocatori importanti, e poi ti rendi conto, dunque, come diceva Stella Battaglia, ha messo, esatto, in difficoltà la SPAL, l'abbiamo notato tutti, l'ha detto Stella Battaglia. Un'ultima domanda, sì, mi dicevi tu, scusami, Antonio. Direttore, io poi lo sa, a noi i giornalisti piace fare tabelle e raccogliere dichiarazioni degli addetti ai lavori in tal senso. Due domande proprio in questa direzione. La prima: qual è l'obiettivo del Cosenza? La salvezza, punto, oppure salviamoci e poi vediamo? E la seconda domanda: ci fa una griglia, secondo lei, di chi è la favorita per andare in Serie A? Allora, questo è un campionato veramente indecifrabile, perché ci sono tantissime società che punteranno al massimo obiettivo, che è la Serie A. E noi, con molta umiltà, come abbiamo sempre fatto in questi anni, la voglia è sempre quella di migliorarci, di sorprendere, ma proclami non ne facciamo, perché sappiamo che, ecco, la testimonianza o l'esempio più calzante è quello del Crotone, che con la stessa squadra l'anno prima ha rischiato di retrocedere e l'anno dopo è andato in Serie A, e questo vale anche quest'anno per società che di grido puntano a fare un campionato di vertice, però è talmente il campionato di Serie B è talmente incredibile che può succedere di tutto, come magari è successo al Perugia, che era retrocesso e aveva l'aspettativa di andare in Serie A. Quindi noi le tabelle non le facciamo, pensiamo solo a dare il massimo ogni giorno, perché insomma Cosenza per me oggi è una realtà che si è confermata nel tempo, e dobbiamo difendere quello che insieme abbiamo raggiunto e vogliamo fare bella figura. Un'ultima cosa, direttore, poi ti lasciamo ai tuoi impegni, al tuo lavoro. Petrucci, ci dici le caratteristiche di questo ex giocatore della Roma, del Manchester United, che è stato spesso all'estero lo scorso anno, se non vado errato, ad Ascoli, con 28-29 presenze e 1-2 gol. Che giocatore è Petrucci in mezzo al campo? Petrucci è un giocatore che, rispetto a tutti i giovani che abbiamo preso, è forse quello di più esperienza, un giocatore tecnicamente molto, molto bravo, è uno che sa fare bene le due fasi, è molto intelligente tatticamente, mezzo al campo, e insomma a due, noi giochiamo a due, molto ovviamente questo è il nostro indirizzo tattico, e secondo me lui è un giocatore ideale, come gli altri che abbiamo, per sposare questo assetto tattico, quindi all'insegna anche di un giocatore affidabile di categoria, per me è un tassello che va a completare il reparto di centrocampo. Ok, grazie direttore, grazie della soddisfazione di questo mercato che è stato condotto in maniera egregia. Corriere dello Sport ha dato 7, Gazzetta dello Sport ha dato 6, quindi abbondantemente sopra la sufficienza. Grazie a Stefano Trinchera, e torniamo in studio. Buon lavoro, direttore. Allora, Stella, c'è una dichiarazione del presidente Guaraccio che ringraziamo, sì, perché è arrivata poco prima di andare praticamente in onda, nel frattempo che ci chiamano Alizzi. La dichiarazione del presidente Guaraccio che riguarda anche il calciomercato. Puoi andare, Stella. Certo. Allora, ce l'abbiamo messa tutta per affrontare la nuova stagione con entusiasmo, grinta e passione. Il mercato estivo si è chiuso e siamo soddisfatti del grande gruppo che siamo riusciti a schierare in rosso-blu.
un insieme di esperienze e abilità. Soprattutto una scommessa su giovani leve e atleti di talento che sotto la guida di Mister Occhiuzzi riusciranno ad accompagnarci in questa nuova ed avvincente impresa. Tocca ora a tutti noi affrontare con crescente impegno le sfide del campo, partita dopo partita, gara dopo gara. Queste le dichiarazioni del presidente Guarascio. E ringraziamo il presidente Guarascio. Allora c'è l'altra telefonata. Pronto, buon pomeriggio al nostro Antonio Alizzi che è stato al calciomercato a Milano. Abbiamo seguito tutti i collegamenti. Antonio, ci sei? Ciao Franco, buonasera a tutti. Benvenuto Antonio. Grazie per essere qui con noi, c'è il tuo grazie collega di Cosenza Channel Antonio Claus, c'è il mister Gianluca Gagliardi, abbiamo finora parlato con il direttore sportivo Stefano Trinchera, si è detto molto soddisfatto del mercato del Cosenza. Però parlaci in generale, che mercato è stato, cosa hai toccato con mano lì a Milano e naturalmente è quello del Cosenza e della Regina per quanto riguarda la Serie B. Ma rispetto alle altre sessioni di mercato qui, come operatore dell'informazione, è stato ovviamente un mercato diverso per le restrizioni Covid. Sì. Come dicevo ieri in diretta, insomma, quando ci siamo collegati, gli accessi erano molto limitati, addirittura gli operatori di mercato, quindi parlo di procuratori, se dovevano andare a trattare con una società, e ce n'erano più di uno, dovevano aspettare fuori, diciamo, l'hotel Sheraton per come dire, attendere il loro turno, perché purtroppo c'erano delle limitazioni. Tutto sommato credo che l'andamento del mercato ieri dal punto di vista della sicurezza sia andata bene, perché comunque erano tutti muniti di mascherina sia dentro che fuori. Sicuramente è stata una situazione anomala per quello che stiamo vivendo, però anche alcune trattative che poi si sono sviluppate nel corso della giornata sono state anche tenute fuori dallo Sheraton, magari nei parcheggi. Ho visto alcune trattative con procuratori e direttori sportivi che insomma parlavano in maniera fissa, riservata, però insomma qualcosa si è capito, insomma si trattava sia dentro che fuori. E poi alla fine credo che sia stato un mercato povero che si è infiammato magari negli ultimi giorni, però sostanzialmente le operazioni, soprattutto in Serie B, sono state comunque sia contenute. Alla fine sono stati molti i prestiti tra le società, forse solo il Monza è quella che ha più investito, ma anche perché ha una proprietà molto ricca, come sappiamo. Però ripeto, secondo me è stato un mercato non brillante, ovviamente, per anche i mancati introiti che poi avranno la società durante il corso del campionato, e credo che sia giusto così. Per quanto riguarda invece il Cosenza, sì, io credo che il Cosenza abbia fatto un buon mercato, ne parlavo proprio ieri con Trinchera prima di andare in onda e intervistarlo su Cosenza Channel. Sì. Credo che abbia fatto un ottimo mercato, perché ha preso dei giocatori di prospettiva che possono essere una risorsa tecnica e finanziaria per la società. Sono curioso di vedere all'opera sia Buà della Roma che Petre, che dovrebbero ricoprire quei ruoli che poi sono stati l'anno scorso di Casasola e di Rivière. Quindi io credo che la squadra sia stata costruita in funzione delle idee di Occhiuzzi. Su questo ieri a microfoni spenti Trinchera era d'accordo. E poi, come abbiamo scritto ieri, c'era una porta aperta magari a gennaio per Gozzi. Vero, vero. Eventualmente se il Cosenza avrà la possibilità o avrà la voglia di migliorare l'organico, soprattutto in difesa. Per quanto riguarda la Regina... Sì, abbiamo 30 secondi e dobbiamo andare in pubblicità. Sì, per quanto riguarda la Regina posso dirti che Taib in sostanza alle 4:30 aveva già finito di fare operazioni, perché era comodamente seduto con altri suoi amici nei divanetti, quindi era molto tranquillo. È stato un mercato però importante. Hanno chiuso con Marcucci, mi pare, no? Sì, ma alle 4:30, quando insomma eravamo tutti là, era abbastanza sereno. Benissimo. Non è stato come Trinchera fino all'ultima ora, insomma, impegnato al telefono per concludere eventualmente un'operazione. Grazie Antonio Alizzi per la tua disponibilità. Risentirci presto qui da noi a Replay. Stella. Bene, andiamo qualche secondo in pubblicità, non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Allora, seconda parte di replay, Enzo Leonetti regia, Massimo Fino che dirige la camera. Stella, noi ci mettiamo in contatto con Attilio Malena perché è un altro di quelli che ha seguito alla grandissima il calciomercato, però vorrei tornare a bomba su quello che ha detto sia Alizia, su quello che ha detto anche il direttore sportivo Trinchera. Facciamo subito un giro in attesa di Attilio Malena. Partiamo con Antonio Clausi. Si è speso la metà dell'anno scorso. Leggevo su calcio e finanza che ci sono circa 3 miliardi in meno di operazioni. Sì. Fatte. Quindi il Covid è inciso, e come si è inciso? E poi era stato ampiamente evidenziato prima della sessione di calciomercato che questa sarebbe stata una finestra in cui gli scambi e i prestiti, magari con diritti di riscatto a chissà quando, l'avrebbero fatta da padrone. L'esempio lampante è quello di Chiesa alla Juventus. Cioè, Chiesa va alla Juventus in una situazione di, se non sbaglio, 2 milioni di prestito per quest'anno, 8 milioni di rinnovo di prestito per l'anno prossimo. Un'operazione che costa 60 milioni in tutto, però. No, 50 più bonus, più 40 di diritto di riscatto, ma tra 3 anni da pagare. Cioè, è un'operazione che senza il Covid, la Fiorentina, a mio avviso, non avrebbe mai concesso. Vero. E quindi ha rivoluzionato un po' tutto. A questi livelli si pensi ai livelli della Serie B o peggio che andare di notte della Serie C. Quindi si è dovuto fare un po' di necessità virtù. Il Cosenza ha fatto quello che doveva fare, Trinchera lo ha fatto con un budget che conosciamo tutti, non essere tra i più corposi della categoria, anzi, e quindi io ritengo che la rosa sia abbastanza piena, i calciatori numericamente ci siano o Chiuzzi abbia i rincalzi. Volendo essere proprio zelanti, come abbiamo detto prima, possiamo considerare che il Gozzi di turno, quindi un ragazzino come centrale mancino, vice di legittimo, possa far... avesse potuto rimpinguare il pacchetto arretrato, non è arrivato, non è un problema, anche perché comunque se chiedi Gozzi alla Juve significa che un minimo di partite devi fargliele fare, e invece questo sarebbe arrivato circa da sesto difensore. L'idea sostanzialmente, qualora dovessero esserci dei problemi, è di arretrare Corsi a sesto difensore, e quindi si poteva pensare di prendere un altro esterno, e da qui la domanda su Vignali a Trinchera. Per il resto io non so davvero cosa manchi, numericamente parliamo al Cosenza. Poi è chiaro, parla il campo, perché ciò che dice il mister è sacrosanto. Abbiamo chiuso in un modo, abbiamo riaperto in un altro. Ma il campo ci dirà se questa squadra vale quella dell'anno scorso o, come mi auguro, il campo anche dirà. Qualcosa in più. Il terreno di gioco dirà, il terreno di gioco che poi sempre diciamo... Abbiamo una telefonata con Attilio Malena. Sì, quello che dà il responso finale. Attilio Malena, ci sei? Sì, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Grazie. So che stai praticamente scorazzando sui siti a livello nazionale. Complimenti per il tuo lavoro. E allora, manca qualcosa alla Regina, manca qualcosa al Cosenza? Secondo te è stato un calciomercato questo estivo che ha ricomposto praticamente tutto quello che c'era da ricomporre nelle varie caselle del mosaico, sia amaranto sia rossoblù? Attilio? Ma è chiaro che probabilmente qualche rimpianto, qualche colpo in canna resta sempre per tutti i direttori sportivi, ma diceva bene Antonio in precedenza, è stato un mercato fortemente condizionato dal Covid, soprattutto in Italia e perché no anche in Spagna, se andiamo ad allargare il cerchio, prendendo il Paris Saint-Germain che attinge al mercato italiano, prendendo Florenzi in prestito secco, prendendo Rafinha in prestito secco, forse l'unico campionato che ha speso resta la Premier League, forte dei diritti TV e dei proventi che ne arrivano. Però ritornando sulle nostre Cosenza e Regina, credo che quello del Cosenza sia stato un mercato, passami il termine Franco, alla Cosenza, alla Stefano Trinchera, sia stato un mercato coerente con le potenzialità societarie e con il budget messo in campo dal presidente Guarascio. Le scommesse sono tante, ma sono scommesse qualora dovessero andare in porto, ad esempio Bois, come lo stesso Petrucci, come anche lo stesso Petre, lo stesso Vera, che viene sottovalutato come un elemento di assicuro valore, è un mercato dal mio punto di vista da piena sufficienza, da 6,5 se proprio dovessi fare un voto. Dall'altra parte la Regina
ha speso di più con probabilmente un obiettivo diverso. Il presidente Gallo da, in questo senso non si è mai nascosto, l'obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile, una rosa assolutamente competitiva con gente che ha già dimostrato ampiamente il suo valore e non c'entra niente con la categoria come può essere Jeremy Menet, per cui il bottino delle squadre calabresi dal mio punto di vista, soprattutto in cadetteria, può essere un bottino soddisfacente anche guardando poi alle altre operazioni di mercato che non si sono concretizzate. Sentiamo Stella che c'è forse una domanda per Attilio. Sì, Attilio, perdonami, tra le squadre di Serie B con la chiusura del calciomercato, ricordiamo si è chiuso ieri alle ore 20, ieri 5 ottobre, quale secondo te è quella che si è rinforzata di più? Ma visto che comunque la premessa generale è che la competitività in tutto il campionato si è alzata a dismisura, dal mio punto di vista ci sono almeno 10-12 squadre che possono ambire al salto di categoria. Premettendo questo, è stato un mercato interessante dal mio punto di vista quello del Lecce, formazione molto competitiva con il direttore sportivo vecchia volpe del mercato Pantaleo Corvino, che comunque è tornato ad essere re del mercato. Il Monza non fa testo, 13 milioni di euro investiti, ma mi è piaciuto anche molto il lavoro del Pordenone, che con questo mercato ha certificato le sue ambizioni ridando da Tilio Tesser delle pedine funzionali al suo gioco e che sicuramente potranno dare quel qualcosa in più che mancava fino a questo momento. Quindi ti direi sinceramente Lecce, Monza e Pordenone per quello che hanno fatto, ma ripeto, la qualità generale del campionato si è alzata e sarà un grande spettacolo quest'anno seguire la Serie B. Grazie Attilio, ti lasciamo ai tuoi impegni, grazie, ne hai veramente tanti, grazie per essere stato con noi qui a Replay. Allora, torniamo in studio perché poi nell'ultima parte avremo una bella visita, lo vediamo di là, dietro le quinte, io lo comincio a salutare, e lo saluto così da lontano, poi abbiamo, non diciamo chi è. Allora, Antonio Clausi, vai. No, è stato nominato Corvino e su Corvino Cosenza c'è un piccolo aneddoto da raccontare riguardo a Bois. Prego. Praticamente Bois, insieme ad Antonucci, se ricordate bene, all'inizio mercato... Antonucci che poi è finita alla Salernitana. Offerto un po' a diverse squadre della Serie B, tra queste anche al Cosenza. Ingaggio di Bois fuori portata completamente per la formazione del presidente Guarascio. Robbe che nemmeno Rivier percepiva l'anno scorso, quindi giusto per contestualizzare il valore che la Roma dà a questo ragazzo e che gli ha riconosciuto facendogli firmare un accordo molto importante. Bois si era accordato con il Lecce, l'affare era fatto, doveva semplicemente essere annunciato. Sì. Il Lecce estemporaneamente cambia idea, poi prende Japong, ti ricordi Franco, inizialmente doveva prendere Japong, ne abbiamo discusso, esatto, insieme. E dà la soffiata al Cosenza, non prendiamo più Bois. Da lì Trinchera riallaccia i contatti sia con la Roma che con il suo procuratore fino agli ultimi giorni di mercato. Risultato? La Roma paga per intero l'ingaggio di Bois al Cosenza. E il è un'ottima operazione quella che ha concluso Trinchera. Assolutamente. Questo retroscena non lo sapevo onestamente. Ma allora, il Cosenza con queste valorizzazioni, ricordiamo, quella di Falcone, quella di Ballulì, parziale, quella di Cone, quella di Bois, sono calciatori che hanno abbattuto la spesa. L'esempio lampante è stata fatta una scelta a malincuore, questo va riconosciuto, ad inizio calciomercato, ne parlava prima il mister, sì, Gagliardi. Quando si sceglie di non rinnovare il contratto a Perina, sì, e mandarlo a zero via, si fa un'operazione per rimpinguare il gruzzolo poi da investire sul calciomercato. Perina avrebbe avuto un costo minimo di 100.000 euro, che era il contratto con cui lui ha chiuso la sua esperienza a Cosenza. Quindi gli si sarebbe dovuto comunque garantire un aumento, date le prestazioni effettuate. Falcone, invece, arriva a zero a Cosenza, con la valorizzazione da parte della Sampdoria. Quindi questa operazione non ha portato un segno meno, ma un segno più. Quindi è stato bravo Trinchera insieme a Guarascio, parliamoci chiaro. Perché Trinchera portano bravo Trinchera a portare dei soldi, praticamente un tesoretto nelle casse sociali del Cosenza. Sentiamo il mister, perché Trinchera ha parlato di un, caro Gianluca, di un, come dire, un mercato interessante, sì, però a volte snervante, sono soddisfatto, però c'è troppo stress, specialmente in questo periodo di Covid, dice, riuscire a portare a casa delle operazioni diventa un'impresa.
tu so cosa avresti fatto, ecco tu. Ma io intanto vorrei precisare che non ho bocciato il mercato né del Cosenza né di Trinchera né di nessuno. Ho fatto delle considerazioni tecniche dovute. Puoi alzare un po' la voce, siamo distanti. Ho no? fatto semplicemente delle considerazioni tecniche dovute ai numeri, sì, che sono quelli di un campionato che è appena finito e di quello che è appena iniziato, che parlando sento dire a tutti, vale a dire, siamo arrivati a una salvezza all'ultimo secondo l'anno scorso per tante componenti, in primis quello di un ottimo lavoro da parte di Occhiuzzo e del suo staff, e siamo ripartiti in un nuovo campionato con 4 neopromosse che hanno innalzato notevolmente il livello tecnico. Se questo sulla carta oggi significa, quindi sulla carta oggi, essere, attenzione, essere ottimisti, perché quelli che secondo me, non me ne abbia insomma nessuno sia dispiaciuto, ma penso sia una considerazione di qualsiasi tifoso o addetto che ha visto il Cosenza nelle ultime 10 partite, mancano quelli che hanno fatto la differenza l'anno scorso in quelle 10 partite, che si chiamano Casasola e i 2 attaccanti. Ma io non penso di dire una cosa, una cattiveria contro qualcuno in modo per me, assolutamente, mi limito alla cronaca. Dopo di ciò mi auguro che Baluà ritorni ad essere quel giocatore che 2 anni fa si parlava tanto bene e che negli ultimi 2 anni per ovvi motivi fisici è stato completamente fermo. Poverino, è stato sfortunato. E che giustamente la Roma a fine mercato, non avendo avuto nessun'altra squadra che gli dava un contributo, ha deciso di mandarlo a giocare sperando che il giocatore riesca a rispondere. Vera sarà sicuramente bravissimo. Ma lo prendiamo dal Lecce, non lo prendiamo dal Milan, cioè dal Lecce che giochi in B come noi, e se era bravo, magari io penso che se lo tenevano, insomma, non me ne voglia sempre nessuno. Quindi sto parlando di che cosa? Di punti interrogativi e di scommesse, come ho sentito dire a Trinchera, ho sentito dire a tutta la tifoseria, ho sentito dire adesso dal nostro amico Attilio, e quindi significa che viaggiamo e ripartiamo con un punto interrogativo. Se esplodono questi ragazzi, sono accompagnati dall'entusiasmo, faremo sicuramente bene, altrimenti alla prima curva che andremo un po' a sbandare riusciremo a reagire, riusciranno Bruccini e Sciaolone a tenere una stagione, visto che hanno 34 e 35 anni. C'è pure anni. Petrucci, no? Petrucci, mi auguro che Petrucci risponda e che non sia magari un altro come Greco che abbiamo poi dovuto dare. Ci auguriamo di mi auguro. Antonio, vuoi dire qualcosina tu su quello che hai appena detto? Io oppure, c'è una domanda? Allora, la domanda prima, Ubi Maior, diamo prima spazio a Stella. La mia domanda gliela pongo più tardi. No, puoi andare tranquillo. Più che altro ho un po' di messaggi da leggere. Benissimo, allora la raffica dei messaggi, vai. No, vabbè, più che altro. Allora, ci date notizie sulle casacche nuove del Cosenza, se ne avete? Voi avete qualche notizia in merito? Noi, quando abbiamo pubblicato la notizia del rinnovo dell'accordo con la Legea, le indiscrezioni erano che le prime partite di campionato sarebbero state disputate con le maglie vecchie, come poi è stato, e che dopo la sosta, se le bozze inviate in società tramite scambi di PEC, email, eccetera, eccetera, andavano bene, si sarebbe passato poi alla produzione. Non so se nella partita casalinga con il Cittadella si sfoggerà, come dire, questa nuova maglia. Ce lo auguriamo. Aspetta, so che c'è qualcosa che bolle, sì, in pentola comunque. Però vai. È imminente, ecco. Okay, è imminente. Grazie per la risposta per il nostro telespettatore. Allora, una domanda per mister Gagliardi. Salve, non crede che giocare senza pubblico favorisce i giocatori che hanno poco carattere, ma tecnici, che quelli di carattere ma non di elevato spessore tecnico? Un po' contorta la domanda, però penso che in generale giocare senza pubblico aiuta quelli che hanno poca personalità. Vero. E che magari, concordo pure io, soprattutto i giovani alle prime difficoltà potrebbero essere scoraggiati. Quindi da questo punto di vista il Cosenza ritengo possa... tranne beneficio magari da questo. E ne ha parlato anche Stella, il presidente Guaraccio, l'hai appena letto tu, quando parla del pubblico che non c'è eccetera, ha fatto un passaggio importante anche Guaraccio. Comunque tutti i telespettatori sono molto contenti per questo mercato. Infatti, siamo fiduciosi. Fiduciosi per il mercato del Cosenza, poi sentiremo anche qualcosa che riguarda la regina. Mi è arrivata una piccola notizia su quelle che già sappiamo. Abbiamo parlato del diritto di riscatto, della cifra di quella pattuita con la Steaua Bucarest
per Petre. Lui si chiama Adrian Petre. Sebastiani, il presidente del Pescara, ha svelato invece la cifra del diritto di riscatto che c'è per Borrelli ed è fissata ad 1.800.000 euro. Alta? Sì, un classe 2000 a suo avviso può esplodere, quindi si è riservato comunque di avere comunque un guadagno considerevole. E poi quella che ancora non era trapelata e quindi è inedita, la diamo ai nostri telespettatori, ma sì, la trovate tra poco anche su Cosenza Channel, è la cifra del riscatto legato a Ba. Che sarebbe il centrocampista del Nantes. Esatto, esatto. Il Cosenza si è riservato una cifra di riscatto di 1.000.000 euro. Questo è quanto è stato pattuito con la società di appartenenza, o meglio, quanto la società di appartenenza ha concesso al Cosenza in quanto ha bilancio il calciatore per questa cifra. Quindi 1.000.000 euro, che non è una cifra, voglio dire, non sono noccioline. Allora, Stella, vuoi porre questa domanda, se no andiamo avanti noi? Sì, gliel'ho fatta a mister Gagliardi. Ha già risposto, quindi possiamo andare tranquillamente avanti. Sì, sì. Benissimo, allora ci scrivono in molti, anche sulla regina che ha preso praticamente Marcucci, ci dicono che praticamente la formazione di Toscano si è comportata bene anche nella partita contro il Pescara per 3-1. A proposito, vogliamo andare a vedere in Solenetti se li abbiamo? Abbiamo gli highlights, i 90 secondi entrambe, sia del Cosenza a Ferrara contro la SPAL, così chi non l'ha vista potrà vedere questi gol, appunto l'1-1, il gol di Tiritiello, del pareggio del Cosenza, e possiamo anche vedere poi la regina. Ecco qua. Mister, allora, vogliamo commentare questi 90 minuti, 90 secondi? Sì, penso che il Cosenza abbia strameritato il pari, che alla lunga ha premiato la volontà, la voglia, tutto quello che ha messo in campo questa squadra contro una squadra presuntuosa che è entrata in campo probabilmente pensando di vincere la partita quando e come voleva. E ha qui trovato... c'è il gol di Salomon, eccolo là. Qui è notevole, abbiamo visto che la marcatura di ingrosso non è andata a buon fine, giusto? Sì, è stato l'unico errore della se si vuol dire, diciamo, errore della linea difensiva, anche se da una palla inattiva c'è stato un blocco e ingrosso è rimasto nel traffico. Sì, stavo dicendo che la presunzione della spalla e il grande acume tattico messo in campo dall'allenatore e dalla squadra perfettamente seguito ha permesso al Cosenza di uscire in tenere da un campo difficile, laddove probabilmente più avanti, quando la spalla ritornerà ad essere una squadra di B e sulla terra e non giocare con il petto in fuori, probabilmente pochi faranno punti. Ripeto, grande merito all'allenatore e alla squadra che hanno affrontato la partita come andava fatta, cioè dando dei ritmi più elevati contro una squadra che invece la gioia di Tiritiello palleggiava, e poi alla fine è stata premiata prima da Paloschi e poi da Tiritiello. C'hai una curiosità tu, mi pare, no? Una curiosità che avevi scritto su Tiritiello, su Cosenza. Ah, non so sì, che cosa. Sì, sì. Me ne certo, avevi parlato sì. Prima di andare in onda. Sì, sì, che dico che il mister non ha avuto paura di gettare Tiritiello nella mischia, chiedendogli addirittura di fare l'attaccante. Lui, che in vita sua ha sempre fatto il difensore veramente centrale. Poi abbiamo sentito dalla viva voce di Occhiuzzi che c'è stato un pourparlers in panchina, sembra che l'input sia arrivato anche dall'amico Pincente, che sarebbe il preparatore atletico del Cosenza, Luigi, giusto? Assolutamente sì, testimonia come abbiano fatto gruppo, ma già dallo scorso campionato, nel corso del lockdown, lo staff tecnico siano abbastanza molto uniti tra di loro, e poi rispetto agli altri allenatori hanno aggiunto Sandro Porchi, il vice Moschella. Sì, mi confondo sempre con l'amico Porchia. Da dire una cosa rispetto agli altri allenatori che sono transitati nel decennio di Guarascio al Cosenza, Occhiuzzi ha uno staff molto ampio, allargato. 6-7 persone, no? Esatto, adesso il numero esatto non lo so, li contiamo, abbiamo il preparatore Fischetti, Pincente, il vice, e poi abbiamo Tortelli e Carnevale. Più Occhiuzzi. Lui è il sesto, chiaramente. Esatto. Più chiaramente i riabilitatori, i massaggiatori, eccetera, eccetera. È insomma, è uno staff abbastanza pregnante, dai. Sì, sì. Allora, Stella, abbiamo qualcos'altro? Io possiamo andare con qualche altro messaggio? Avevo una domanda sulla... Messaggini, niente? Sì, se vuoi li leggo. Sì, andiamo con i messaggi prima e poi con la tua domanda. Sì, vai, allora facciamo i complimenti a Trinchera, ma poi ce l'hanno con una dichiarazione del mister Gagliardi.
Il massimo della positività, forza lupi sempre. Complimenti alla società per aver portato a Cosenza tanti giovani di prospettiva, ma manca un difensore centrale di categoria per poter disputare questo campionato di Serie B. Chiaramente non leggo chi sono per mantenere la privacy. Allora, poi abbiamo, in base alla risposta che ha dato prima Mister Gagliardi, sono soddisfatti i telespettatori. Dopodiché abbiamo alcuni che vogliono notizie in merito a Bubà, se potrà essere secondo voi la vera rivelazione della stagione del Cosenza. Sono calciatori che non conosciamo, sono, come dire, dal punto di vista tecnico, almeno io ne so quanto voi sbirciando dei video su YouTube. Su YouTube, bravo. Anzi, magari ho visto qualcosina in più su Guai Scout, ma davvero a livello amatoriale. Per essere a Cosenza, evidentemente, dalla proposta del procuratore a Trinchera e quindi a Roberto Chiuzzi, a margine di un'analisi con il suo staff sopra citato, il calciatore è stato ritenuto adatto al progetto tecnico del Cosenza. Però poi è sempre il campo a dare l'ultimo, e l'abbiamo già sottolineato. Mister, allora, della Regina, mi vuoi rispondere? C'è una domanda per te sulla Regina, sì, di Mimmo Toscano, squadra solida che ha pareggiato, la prima contro la Sanitana e poi ha battuto 3-1 il Pescara. Vogliamo andare a vedere il 3-1 sul Pescara, questo, diciamo, doppietta di Liotti e gol di Menez? Grande Daniele, sì. Esattamente, Daniele Liotti, che è ex giocatore del Cosenza. Ecco qui, era una pratica che la Regina aveva già chiuso. Sì, il Pescara ha dato una grossa mano, perché nei tre gol... Lì Galano che praticamente ha mandato il rigore sul palo. Sì, eh? Prima sbaglia il rigore, poi nei gol della Regina, insomma, ci sono dei passaggi un po' scellerati da parte dei difensori del Pescara. Che hanno, eccolo qua, il rigore di Galano del Pescara. Hanno mandato in porta gli attaccanti. Poteva cambiare la partita lì. È chiaro, è chiaro. Però vedi cosa significa il giocatore quando parlo di qualità. Qua stiamo parlando di una qualità, diciamo, di un altro pianeta, non di Serie B, che si chiama Menez. Perché il gol che fa Menez, usando i due piedi, è la stessa azione che ha fatto a Salerno, fanno poi la differenza, al di là degli schemi, dei numeri e di tutte le chiacchiere che uno può fare. È vero? Vedi, guarda, ecco, vedi la palla dove rimane? Esattamente. Cioè, non lo fanno tutti questo. È vero, non lo fanno tutti. Questo è il gol, appunto, di Menez, che chiude la pratica. E poi per quanto riguarda invece il Pescara, dopo aver sbagliato, dicevamo, il rigore con Galano, segnerà al 70° Maestro su assist praticamente dell'ex giocatore del Cosenza Asensio. Queste poi sono... ha dei ricambi, tra l'altro, molto importanti anche dal punto di vista, appunto, della qualità, perché ecco, esce Bellomo, entra Mastur, esce Dennis, entra Lafferty, insomma è una rosa costruita non solo con i nomi ma numericamente importante. Penso che sia altrettanto pericoloso se dovesse fallire dal punto di vista del risultato. Allora, io ringrazio Gianluca Gagliardi, perché ci deve lasciare per impegni precedentemente assunti. Stai là, che adesso ti faccio togliere il microfono. Noi andiamo subito, cara Stella. Sì, andiamo in pubblicità. E con noi poi ci sarà un altro amico di vecchia data. Grazie, mister. Grazie a te. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, terza ed ultima parte di replay, le domande dopo perché ne arrivano tantissime, cara Stella. Enzo Leonetti, per cortesia, Crotone, perché è arrivato Gigi dal Torino, Siligardi, altri giocatori. Vediamo le condizioni di Rivière e poi che cosa si dice questa prossima partita in programma dopo la sosta tra il Crotone e la Juventus. Saluto Aldo Cennamo, benvenuto tra noi. Salve, Aldo. Salve, buon pomeriggio a tutti. Con una bella mascherina rosso-blu, Aldo Cennamo. Allora, come stai, Aldo? Bene, bene, bene. Tutto a posto? Tutto bene. Hai sentito quello che ha detto Trinchera e poi anche il mister Gagliardi, così come Antonio, il nostro amico di Cosenza Cianna, Antonio Clausi? Vuoi aggiungere sì, qualcosa prima la, di collegarci? Ho seguito bene, ho sentito tanti commenti, ma il mio commento iniziale è questo. Quello che posso dire è che abbiamo la possibilità finalmente di avere 11 giocatori e avere una panchina. Poi come saranno, come non saranno questi giocatori, lo andremo a vedere strada facendo. Io onestamente non mi pronuncio sui calciatori perché ne conosco pochissimi, l'ha detto anche Clausi, forse su YouTube qualche cosa, per cui dobbiamo stare attenti, dobbiamo vedere, dobbiamo verificare.
Avevamo 7 giocatori, ne abbiamo 18, ne abbiamo 17. Non so quanti, no, siamo ore. Arrivati a concludere la rosa. Sono 25, 26, 25. 27, 28, poi vediamo. Però la qualità, io non mi metto a fare il coso perché non li conosco. Aspetto, due pareggi sono importanti. Continua la il Cosenza veniva da 5 vittorie, ancora c'è secondo me il rigurgito della salvezza, per cui due pareggi sono stati importanti. Vedremo quello che andremo a fare. Certo che io non mi sbilancio, ma il Cosenza pensavo che quest'anno avesse ambiziosi maggiori. Benissimo, però io ricordo le parole del mio ex direttore, che è stato un grande, Italo Cucci, che praticamente sì, la telefonata adesso diceva di aspettare almeno 4 giornate prima di giudicare, diciamo, una tutto. Squadra significa un mese, 4 giornate. Allora, Crotone, eccoci qua con Claudia Berlingeri, buon pomeriggio amica Claudia. Buon pomeriggio caro Franco, buon pomeriggio a tutti. Allora, io ho anticipato Gigi Siligardi, cosa ci puoi dire per quanto riguarda questa chiusura del mercato a Crotone? Sì, è arrivato anche Luperto, per cui diciamo che per quel che riguarda gli obiettivi che si era prefissato il presidente Vrenna, sono stati portati tutti a casa. Ecco, ora diciamo che ci sarà la sosta, che avrà modo di fare integrare i nuovi arrivati all'interno della rosa. È arrivato nei giorni scorsi anche Petriccione, di cui si è parlato gran bene. Sì, si è già aggregato oggi lui alla squadra, che si è tenuto il primo allenamento, per cui insomma ora c'è solamente da lavorare. Per fortuna questo mercato è finito, perché poi chiaramente i malumori all'interno dello spogliatoio possono condizionare il rendimento dei calciatori, e quindi ora insomma c'è da lavorare per migliorare quello che c'è da migliorare, soprattutto a livello individuale, perché poi il Crotone in queste prime giornate ha subito gol su errori individuali, per cui insomma bisogna migliorare. Senti Claudio, ho letto l'articolo tuo stamattina, molto interessante, anche le dichiarazioni del presidente Vrenna, che ha sostenuto, dice, non è con la Juve che dobbiamo fare i punti, la vedo molto difficile, poi magari è riniziare, la squadra deve capire, con i nuovi poi che arriveranno si devono ambientare, però insomma a parlare con la Juve la vede un po' difficile, sabato non questo l'altro, mi pare che si giochi. Sì, il 17, beh, chiaramente non è con la Juve, non è con le big che vai a cercare punti, però insomma bisogna farle con le dirette concorrenti, giustamente. Esatto, però insomma non dimentichiamo che 2-3 anni fa proprio Simi ha segnato quella bellissima rovesciata alla Juve, ottenendo il pareggio, per cui alla fine comunque anche con le grandi squadre dai il meglio di te stesso, per cui tutto può succedere. Essere. È chiaro che vero. I punti salvezza non le cerchi con i top club, ma con quelle più abbordabili, però insomma ora la squadra è al completo, per cui da oggi si deve ingranare per bene, sia sotto porta, perché è quello che è mancato finora, ma soprattutto in difesa, perché hai subito gol davvero evitabili. Senti, una domanda prima di lasciarti, di Antonio Clausi di Cosenza Cialde, e poi mi dici per finire le condizioni di Rivier. Vai Clausi. Sì. Ciao Claudia, no, più che una domanda è un aggiungere a quello che ha detto la nostra collega, vale a dire che ieri pomeriggio il Cosenza ha fatto un'offerta per Mustacchio al Crotone. Il Crotone era anche disposto a cederlo, però il calciatore non gradiva la destinazione, quindi l'affare poi non si è concretizzato. Questa la conferma è arrivata direttamente da Beppe Orsino ad Alizzi, che era ieri lì al calciomercato di Milano, quindi giusto questo per aggiungere. Ma Mustacchio è rosa? Sì, attualmente sì. So che anche Spolli, che lui ha respinto dal Crotone, sarebbe potuto arrivare al Cosenza, ma poi non se n'è fatto nulla. Sì, diciamo che in uscita appunto Spolli ha rescisso il contratto, Gigliotti è andato al Chievo Verona, sì. E poi insomma mercato insomma diciamo il minore con Nera, va bene. E poi Borella. Rivier, ci dici qualcosina di Rivier? Rivier dovrebbe questa settimana essere integrato col gruppo. Quindi, ancora non abbiamo. Quindi con la Juve dovrebbe esserci, insomma. In teoria, se il recupero procede come senza intoppi,
dovrebbe esserci, ce lo auguriamo tutti, perché insomma abbiamo visto già nella prima giornata al Genoa come insomma si era già integrato bene nei meccanismi Vero. Di troppa. Grazie Claudia, non ci risentiremo dopo la ripresa del campionato, sempre cortese, gentile e disponibili. Saluteci Crotone. Buona grazie. Serata a tutti. Buona grazie. Buona serata anche grazie. A te, allora Stella, abbiamo qualcosina per il nostro Aldo Cenna, ma cosa bolle in pentola, messaggi, WhatsApp, domande? Allora, messaggi per lui ancora nulla, perché adesso si stanno rendendo conto i tifosi che è ritornato in campo. Allora, io ho una domanda per Antonio. Il tecnico della Regina, alla chiusura del mercato, ha così dichiarato: la nostra identità, essere presenti e intensi. La mia è una Regina d'applausi. Sei d'accordo su ciò che ha affermato Toscano? E poi la facciamo rispondere pure ad Aldo, dai. Viste le prime due giornate direi proprio di sì. Cioè, una Regina... se io fossi un tifoso della Regina sarei entusiasta. Stamattina la Regina e il Monza hanno avuto i voti più alti sulla Gazzetta dello Sport. Il Cosenza ricordo che ha avuto come voto 6 insieme all'Ascoli, mentre la Gazzetta diceva Cosenza e Ascoli 6, la Regina voto più alto insieme al Monza, mentre è stato bocciato il Brescia, guarda caso, di Cellini e di Del Neri. Molti giocatori del Brescia hanno chiesto ieri, prima della chiusura del calciomercato, di andare via. Evidentemente c'è qualcosa a Brescia che non va. Se tutti o la maggior parte hanno chiesto, Franco, di essere ceduti. Sentivo ieri in televisione che per saltare completamente a pie pari l'ultimo giorno di mercato, Cellino ha lasciato il suo work phone, quindi il telefono che usa per le trattative, a Brescia ed è tornato a Londra dalla famiglia con il telefono suo personale raggiungibile esclusivamente dai familiari. Quindi chiunque lo chiamava ieri ha trovato l'ha detto che va a spendere. Lui c'ha 5 telefoni, Cellino, 5 telefoni, e quindi ha lasciato i telefoni spenti, tranne uno. Prima sentivo Malena, mi pare, che metteva 3 squadre in pole position per la Serie A. Lecce, Pordenone e il Monza. Galliani, guarda, io non credo che queste squadre siano le uniche che possono puntare alla Serie A. Io metterei anche la Spal, ma non escluderei la Regina di Mimmo Toscano, perché io ho letto anche qualche commento, ho sentito anche qualcuno di Reggio, ma il presidente. Ma io penso che la Regina quest'anno abbia attrezzato una squadra proprio per cercare, non dico di puntare direttamente alla Serie A, ma forse per entrare nelle prime 4-5 squadre per poi andarsi a giocare i play-off in una posizione molto, molto avanzata. È chiaro che tutto questo però deve essere poi visto sul campo. Io penso che la Regina abbia tutti, perché la Regina, caro Franco, ha programmato la Serie A. Non so se per quest'anno o per il prossimo anno. Le cose si programmano, poi un anno non riesce, l'altro anno non riesce. Noi dobbiamo pensare al Cosenza, che deve comunque anche pensare al programmare, perché questo palato fino che c'hanno i tifosi del Cosenza, una risposta la aspettano adesso. Fare sempre campionati in sofferenza, ci salviamo all'ultimissimo secondo, dobbiamo aspettare il calciomercato che all'ultimo momento, dobbiamo fare questo. Secondo me è venuto il momento che il presidente Guaraccio, che sta investendo bene, i giocatori li paga, non abbiamo avuto mai penalizzazione, c'è da parte sua tutto un discorso che deve, però io penso che il presidente Guaraccio deve incominciare a maturare l'idea che Cosenza è una piazza pulita, una piazza per bene, una piazza che ha parlato fino, che il calcio è un investimento, deve puntare, non dico quest'anno, ma il prossimo anno ci deve dire chiaramente: noi puntiamo alla Serie A, poi se posso ci riusciamo è bene, cosa, altrimenti vediamo quello che dobbiamo fare, insomma, ecco. Io come dicevo prima sono della scuola di Cucci, per cui essendo della scuola di Cucci aspetto 4 giornate, però mi scrivono in tanti se il Cosenza sarà una delle outsider. Sai che insieme a questi tifosi mi ci metto pure io, potrebbe essere l'outsider di questo campionato di Serie B il Cosenza di Occhiuzzi, io la butto là. Antonio Clausi. Per la freschezza di gioco che ha dimostrato di possedere Roberto Occhiuzzi, probabilmente. Però se si paragonano le rose della Regina a quella del Cosenza, dico di no. Però poi bisogna andare nel dettaglio. Sì. E quindi allora... Tu volevi aggiungere qualcosa? Sì, no, su questo argomento. Quindi sì, cioè nel senso che guardando come gioca il Cosenza, lascia intravedere ampi margini di miglioramento e quindi lascia ipotizzare, a me per primo, che se tutti i tasselli dovessero incastrarsi al loro posto, allora ci sarà davvero da divertirsi. Però... leggendo semplicemente le rose a disposizione, la griglia di partenza vede la Regina avanti, la parte del avanti rispetto al Cosenza. E poi
voglio evidenziare. Ti ricordi quando c'era il Politecnico che abbiamo fatto vedere la griglia di partenza? Esatto. In quel momento. Che il Cosenza mancava mezza squadra al Cosenza. Insieme all'Ascoli. Tant'è che ha avuto lo stesso voto dell'Ascoli, il Cosenza 6. Esatto. Quindi gli è stato dato da parte della Rosia la sufficienza, da parte del Corriere dello Sport invece il 7, voglio dire, no? E poi c'è da analizzare un altro aspetto. Non migliore, attenzione, perché poi è facile confondere ciò che sto per dire e mettermi in bocca parole che invece non proferisco. La diversità invece di comportamento tra il presidente Gallo e il presidente Guarascio. Gallo, ottenuta la promozione, ha agito sulle ali dell'entusiasmo con una campagna acquisti, ribadisco, sempre sulla carta, perché poi magari Petre fa 15 gol in più di Menez, Dennis fa 0 gol e gli Ozzi ne fa 12, sì. Per dire, parlerà sempre del campo. Però, sulla ribadisco, carta. Sulla carta, oggi al mercato chiuso, cioè la regina ha agito sull'onda di entusiasmo della piazza, della tifoseria, e il presidente ha sposato, si è sintonizzato su quella sono stessa due mentalità diverse. Lunghezza. Sono esattamente due mentalità diverse. Non sto dicendo che l'una è migliore dell'altra. Scusa Franco, posso... Non so se ci sono dei messaggi prima. No, danno il bentornato ad Aldo e poi scrivono in riferimento a ciò che si è detto in precedenza. Qualcuno mi scrive e mi dice Aldo, ma sei positivo? Aldo Genomo, volevo chiedere, caro Franco, all'amico Aldo Genomo, che stimo molto, se quest'anno è positivo rispetto agli anni passati. Aldo, cosa risponde? Guarda, io, a questi amici. Io se dovessi dire che sono positivo sarei ipocrita, perché non lo sono. Cioè io onestamente non conoscendo i ragazzi che hanno preso, non posso dire che sono delle scommesse. Quello positivo. Però una cosa la dico. Prego. Voglio dire, questa squadra nelle prime due partite, analizziamo le prime due partite, perché dobbiamo partire da lì, perché questo c'è stata davvero la cosa, ma la continuità è dovuta al fatto che il Cosenza ha giocato con 10 undicesimi dell'organico delle 5 partite di campionato finito. Per cui questo organico di 9 undicesimi che il Cosenza ha, questa ossatura già di squadra, di formazione e poi di metodo bravissimo del nostro allenatore, perché è una scoperta. Io lo conosco ad Occhiuzzi perché è di Cetraro, so da dove proviene, l'attaccamento che c'ha, la professione, come si muove, tutto quello che ha vinto le elezioni. Cioè lui ha vinto. Chi ha vinto le elezioni? No, mio nipote. Ma sempre il nipote, sempre Cennamo. Occhiuzzi, la famiglia Cennamo, la salutiamo. Quello che in effetti ha dato al Cosenza, quello che al Cosenza mancava, il gioco. Il Cosenza ha un gioco, Franco. Come no? Allora, ha un'idea di gioco. A questa ossatura dovessero questi giocatori che Trinchera bravissimo, con un minimo di possibilità economiche, è andato sul mercato e ha preso, ci dovessero integrare, saranno bravi. Io penso che il Cosenza, il tuo ottimismo sulla squadra autostrada potrebbe essere un ottimismo, secondo me, di qualità e anche di si può avverare. Però io onestamente aspetto queste 4-5 giorni per vedere se questi ragazzi si integrano, come sono questi ragazzi, da dove provengono, come si muoveranno, chi andrà in campo, perché poi vediamo quanti giocatori di questi presi, o saranno panchinari o saranno calciatori che possono essere un interrogativo, per cui non posso essere ottimista, ma sono soprattutto in attesa di capire. Vai Stella, Aldo, vai. Perdonami, ho visto una squadra tatticamente messa meglio della spalla durante la partita sabato, che ha dovuto quasi rincorrere la capacità del Cosenza alla spalla mentre erano in campo. Tu cosa ne pensi? Ma il Cosenza ha vinto, il Cosenza ha pareggiato perché il Cosenza ha giocato con quella determinazione che purtroppo prima ci mancava. Certo. I giocatori sono stati cattivi in campo, i giocatori sono stati agonisticamente. I giocatori hanno giocato fino all'ultimo secondo, abbiamo fatto il gol. Il gol non è venuto a caso. Al 94esimo. È venuto da un passaggio di Baez bellissimo sulla fascia destra, il giocatore nuovo che è entrato, come si chiama? Tiritiello. Scusate, ha fatto un gol. Al 94esimo. Per cui il Cosenza ha pareggiato meritatamente e ha giocato meglio della Spal. E la Spal aveva in banchina forti giocatori e anche un grande allenatore. Però Roberto ha dimostrato che quando i giocatori vanno in campo sanno quello che devono fare. Vero. Finalmente perché sanno ci sono quello delle che gioco. Devono fare. Scusatemi, arriva un altro sul mio telefono personale. L'amico Filippo Tullo, che salutiamo, ci chiede... Saracco è un gran bravo portiere, ma Falcone ha parato primi 3 rigori contro l'Alessandria e poi si è dimostrato essere anche portiere affidabile a Ferrara contro la Spalla. Antonio, chi dei due? Ma ribadisco, la Samp ha concesso una valorizzazione per Falcone, quindi questo significa che deve giocare, insomma, almeno un determinato numero di partite, dai, poi si vede.
Poi si vede. Aldo, tu? Il tuo io questo portiere l'ho visto bene. Con la spalla, sì, l'ho visto sicuro, Franco, bene e sicuro. Allora, c'è un telespettatore salutiamo Filippo allora, e tutti i suoi amici. Antonio, un telespettatore rivolge una domanda a te. Vorrei fare una domanda al giornalista Clausi. Secondo te, in merito a quello che abbiamo detto prima della regina, secondo te spendere tanti euro come la regina, e poi se non raggiungi i playoff senza avere gli incassi del pubblico, non potrebbe essere controproducente per i bilanci della società? Sicuramente, ma non sono io da tifoso ragiono che non sono soldi miei, cioè quello è il discorso. Se un presidente ritiene opportuno provare a vincere il campionato, che ben venga, magari, è la mia speranza. Da tifoso della Juventus, io spero sempre che la Juventus faccia una squadra per vincere la Champions League. Poi non la vince mai, però è vero, ci prova. È vero che non ci sono i soldi dei tifosi che vanno a... Non c'è un abbonamento, non c'è uno sponsor. Ma ci sono i soldi della Lega, se sei 6 milioni, 6 milioni e mezzo. Ci sono i soldi degli sponsor, ci sono i soldi delle televisioni, ci sono i soldi. Allora, una società di Serie B porta a casa... Secondo me circa 8 milioni di euro. Fatturato più o meno 7-8 milioni. Per cui se uno vuole investire bene, può investire, anche perché se tu poi hai un barco giocatori di giovani che però Aldo, col Covid ci sono stati molti prestiti quest'anno. Anche sui giovani non ho visto grandi passi. Cioè società purtroppo che la situazione non è semplice. Tranne Regina, magari COVID. Monza e Vicenza, non è che le altre abbiano fatto grosse cose, se non in difficoltà. Non c'erano soldi, bravo, non è che i soldi. La cassa integrazione dei dipendenti di stirpe, lo ha detto anche il collega la settimana scorsa del Corriere dello Sport, Tullio Calzone. Insomma, io dico che poi tutto sommato con la situazione che c'è stata del Covid e che c'è tuttora purtroppo. E si sono spesi, come diceva Antonio, il Sole 24 Ore questa mattina 3 milioni di euro in meno rispetto al calcio mercato estivo. No, 3 miliardi. Scusa l'apsus, 3 miliardi in meno rispetto al calcio mercato estivo della passata stagione, quindi un motivo ci sarà. Io dico che poi tutto sommato, se questi ragazzi del Cosenza risponderanno alle attese, io dico che ci potremo divertire rispetto a quello che è stato, diciamo, almeno la prima parte fino al lockdown della passata stagione. Stella, abbiamo qualcos'altro? Se no introduciamo il Catanzaro. Puoi introdurre il Catanzaro, Antonio, perché sono 12 domande, arrivi il Catanzaro, domande inerenti bene, al poi discorso Statella, precedente. Che salutiamo il nostro amico Peppe Statella, che ha giocato a Cosenza e è passato alla Vibonese, dove c'è anche Gigi Condò come direttore sportivo, che salutiamo. E allora Catanzaro, Massimo Cerri. Sì, evacuo che al Catanzaro, se non sbaglio, così mi segnalano i colleghi da Catanzaro, nelle ultime 9 partite ha fatto 6 volte gol al Catanzaro, vincendo sempre. Quindi, come dire, come si faceva una volta, no? Ma lui si è svincolato dal Trapani, giusto? Sì. E oggi il Corriere dello Sport e il Gazzetta dello Sport parlavano di Pettinari, l'assalto a Pettinari, cosa potrà succedere? Chi offre di più se lo prende. Anche perché adesso è svincolato, signori miei. Ecco, Pettinaro sì. È uno a svincolato. Ragione, è uno svincolato. È una di quelle situazioni in cui l'agente del procuratore fa il giro delle sezze chiese. Chiesa A, quando mi offri X, Y, Z, chi offre di più prende. Visto Pettinaro. Che non c'è da pagare il cartellino, alza la posta sul giocatore. È quindi chiaro. Si parla di contratti pluriennali, io immagino almeno 3-4 anni, a cifre anche abbastanza alte. Stella? No, volevo rispondere a un telespettatore che... ci ha scritto, ma di che parliamo? Sapete, alla fine dell'anno calcistico solo di stipendi quando si scende, ma in effetti... Quando Aldo, sì? Un attimo che lo rispondo. Aldo non ha fatto un calcolo degli incassi di Serie B senza le uscite. Ha fatto un calcolo forfettario di fatturato. Non abbiamo calcolato le uscite. Ci sono società che spendono 20 milioni e ne incassano 8. Certo. Perché investono per andare in Serie A. Vogliamo andare a vedere il prossimo turno per la classifica generale, chiaro, Stella? Vediamo se ci mandano il prossimo turno. Sì, vediamo se lo mandano. Tutti sì, sanno altrimenti che lo leggo questa da qui. Fine settimana ci sarà riposo per la nazionale. Si riprenderà la prossima settimana, il 17. Vediamo se l'amico... Ecco qua il prossimo turno, Stella. Ok, allora troveremo in campo... Brescia-Lecce. Brescia-Lecce, Cosenza-Cittadella, Cremonese-Venezia, Frosinone-Ascoli, Monza-Vicenza, Pescara-Empoli, Pordenone-Spal, Reggiana-Chievo, Salernitana-Pisa, Virtus-Entella contro la Regina. E Brescia-Lecce sarà praticamente l'anticipo di venerdì sera. Andiamo a vedere la classifica generale, Enzo Leonetti, perché siamo in chiusura quasi.
la classifica generale della Serie B e poi vediamo se c'è anche la Serie C, così siamo in chiusura. Okay. Ecco la stella, la proviamo classifica. Proviamo al comando Cittadella con 6 punti, a seguire Empoli, Lecce, Reggiana, Regina, Salernitana con 4 punti, Frosinone, Venezia con 3 punti. E poi troviamo con 2 punti Cosenza, Monza, Pisa, Pordenone, Spal ed infine chiudono la classifica Chievo, Vicenza, Ascoli, Cremonese, Pescara, Antonio, ma tu hai capito che questo Brescia con 1 punto. Questo Cittadella, cara Stella, caro Antonio e caro Aldo, che praticamente è il prossimo avversario del Cosenza, è al primo posto dopo solo 2 giornate con 6 punti, punteggio pieno, e il Brescia dove c'è una grande crisi, l'ha aperta Cellino stesso e fanalino di coda con 1 punto. Il Brescia vorrà, il Cittadella vorrà dire che verrà a perdere a Cosenza. Ah sì. Allora Stella, vogliamo andare a vedere invece la Serie C, se l'abbiamo, così anche per gli amici di Vibo e di Catanzaro, sì, possiamo andiamo a vedere esattamente i risultati di Serie C. Abbiamo Bari Teramo 1-1, Besceglie Cavese rinviata, Casertana Foggia rinviata, Catanzaro Trapani rinviata, Monopoli Catania 0-1, Paganese Ternana 0-3, Palermo Potenza rinviata, Turris Francavilla 1-0, Vibonese Juve Stabia 0-1, Viterbese Avellino 0-1. Ecco qua, ecco qui i risultati che stanno comparendo nella nostra grafica. Andiamo a vedere allora la classifica generale della Serie C. La classifica generale della Serie C, troviamo al comando Ternana e Teramo con 4 punti, anche Bari. Casertana, Avellino, Potenza, Turris, Juve Stabia, Monopoli, Vibonese con 3 punti, a seguire Viterbese con 1 punto, Paganese 1 punto. Dopodiché Catania, Bisceglie, Foggia, Catanzaro, Cavese, Palermo, Francavilla con 0 punti, Trapani meno 1. Va bene, allora questa era la classifica. E allora Aldo, volevi aggiungere qualcosa? Siamo proprio sui titoli di coda. Franco, io della Serie C, onestamente questo campionato di Serie C non lo capisco, però Franco. Io penso che bisognerebbe fare le 2B, come si diceva. Franco. Anche perché verrà a mancare il Trapani. Franco, comincia ad essere un problema serio, perché molte squadre stanno in Serie C molto male. Non sappiamo come andrà a finire. Allora, Stella, siamo in saluti finali. Vuoi ricordare quando ci rivedremo noi con gli amici? Sì, con Replay, sempre qui su Tele Europa Network, canale 10 del digitale terrestre. Ci vedremo lunedì. Lunedì, nonostante la pausa, ottobre, noi saremo qui lunedì. Sì, lunedì 12 ottobre, sempre in diretta qui alle ore 15. Ringraziamo i nostri ospiti in studio per ringraziamo aver accettato... Mr. Gagliardi, che è andato via. Sì, per aver accettato il nostro invito, Aldo Cenobo e Antonio Clausi, e anche Mr. Gagliardi, che per impegni predisposti già in precedenza al nostro invito, ha dovuto lasciare il nostro studio. Ringraziamo il coordinatore grazie della trasmissione. Grazie a te Stella, grazie, alla prossima. E grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordiamo la nostra replica stasera alle ore 21, canale 10 del Digitale Terrestre. Grazie. Arrivederci. Salve a tutti.